buonasera a tutte e a tutti. Celebrare la memoria della Shoah, siamo nell'ambito della settimana della memoria che il Comune di Roma anche dedica alla memoria della Shoah, presentando il volume di Costantino Di Sante, mi sembra una decisione particolarmente riuscita e anche un'opportunità di cui ringrazio l'IRCIFAR, ringrazio anche l'autore, e non solo perché Costantino è un amico di lungo corso della rete degli istituti, attualmente membro del consiglio scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e direttore dell'Istituto Provinciale di Ascoli Piceno, quindi non solo per il legame che unisce da tempo Costantino ai temi della storia della resistenza, dell'antifascismo e dei campi di prigionia, ma anche e anzi soprattutto perché questo libro è a mio avviso tra le iniziative di ricerca che maggiormente hanno offerto un contributo conoscitivo nuovo in occasione degli 80 anni delle leggi razziali del 1938. Non credo che sia un libro che nasca con l'intento proprio di essere pubblicato nel 2018, però ecco, oggi siamo nel 22 gennaio 2019 e ci troviamo all'inizio di un nuovo anno, ma anche al termine di un anno che è stato segnato da una serie numerosa di iniziative, convegni, momenti di riflessione sull'ottantesimo anniversario delle leggi antiebraiche, momenti, riflessioni, iniziative anche editoriali che sono state indubbiamente dovute anche di alto profilo, ma che non sempre o soltanto in alcuni casi hanno prodotto un apporto di conoscenza sulla Shoah italiana, ecco, no? Così nuovo e originale. Il libro che presentiamo ha, come sapete, come titolo I criminali del campo di concentramento di Bolzano. Lager di Bolzano, in cui tra l'estate del 44 e la primavera del 45 ebbe un periodo di attività e successivamente è stato oggetto di un'operazione di rimozione. La conoscenza delle attività e della vita che si svolgeva all'interno del campo. Rimozione che si colloca da un lato all'interno della più generale rimozione del ventennio fascista e delle responsabilità italiane nei crimini compiuti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma che ha anche una motivazione più specifica, perché la collaborazione tra gli attuatesini o il sostegno che gli attuatesini diedero in molti casi ai nazisti, nella speranza e anche come risposta al processo coatto di italianizzazione promosso dal regime fascista, ecco, no, è oggetto a sua volta di una rimozione che ha una specificità molto importante e anche molto interessante da conoscere, ed è anche molto significativo a mio avviso il fatto che il libro viene pubblicato da un editore di Bolzano che è stato finanziato oltre che dall'ANED anche c'è un contributo, no, anche dell'ufficio culturale dell'assessorato alla cultura della provincia autonoma di Bolzano, e quindi diciamo un'operazione oltre che di conoscenza anche di riappropriazione, no, di una memoria. Infatti anche in alcune recensioni che Costantino mi ha di volta in volta segnalato, ecco, non mi sembra che abbia creato anche il dovuto dibattito, la dovuta discussione anche a livello locale.
Sono nuove anche e molto interessanti le fonti su cui si basa questo libro, ma non voglio poi togliere tempo ai relatori e all'autore che ci dirà più specificamente, ci parlerà di come è riuscito a trovare, no, questo corpus documentario all'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e poi arricchito dalle fonti del National Archives di Washington. Mi ha molto colpito, ecco, anche un aspetto che il libro mette particolarmente in evidenza, cioè il rapporto tra quanto avviene all'interno del campo di concentramento che ospita, per così dire, sia prigionieri politici e diversi ebrei, e quanto avviene fuori, perché tutta la parte relativa alla ricostruzione dei criminali, uomini e donne, molte donne che sono, insomma, le segretarie, la tigre del campo, ma anche segretarie altoatesine di Bolzano, ecco, e quanto viene fuori il loro tempo libero, la descrizione dell'attività che viene svolta fuori del campo, passeggiate in montagna, pranzi e ristoranti, quindi la normalità di una vita quotidiana esterna, e quanto viene dentro il campo, quindi gesti efferati, apparentemente a volte anche immotivati, e questo, ecco, ci ricorda anche chiaramente, insomma, no, l'aspetto, è un elemento che aiuta a riflettere su quello che viene definito, insomma, la motivazione degli uomini comuni, no, di cui ci parla Brown. Ecco, su tutti, un ultimo aspetto che mi ha molto colpito, penso che sia anche tra gli elementi più interessanti del libro, è la vicenda di Manlio Longhon, un partigiano la cui morte era stata così a lungo spiegata, cioè, era stata accettata, insomma, la spiegazione del suicidio, no, di Manlio Longhon, e anche su questo il libro invece la ricostruzione offre uno spaccato nuovo e importante, ecco, ancora ha ritrovato la rivista che circolava all'interno del campo, rivista che consente Beer Zeitung, la rivista della birra. Esatto, la rivista della birra, ecco, il tema della birra insieme al tema del sesso è uno dei più, mi sembra, presenti su questa rivista satirica, ecco, è anche un insieme di disegni, vignette, un apparato anche di foto e di disegni che rendono il libro, ecco, no, anche accattivante, interessante, e attraverso la sua scrittura riesce a portare il lettore davvero dentro la vita del campo di Bolzano. Ecco, io mi fermo qui, anzi mi scuso se ho preso troppo tempo, e cedo volentieri la parola ad Aldo Pavia, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni. No, la casa della moglie. Beh, neanche fuori magari. Dai. Sì, grazie mille. Parlare per Bolzano, di Bolzano per noi dell'ANED vuol dire parlare di qualche cosa, di una realtà nei confronti della quale noi un pochino abbiamo mancato. Questo perché di Bolzano si è sempre parlato molto poco. Quando ci fu quello denominato l'indennizzo di Boncia, cioè questo primo indennizzo ai deportati, quindi parliamo del 1960-62, Bolzano non fu preso in considerazione. Chi era stato internato a Bolzano non ebbe diritto a questa parte, alla quota di risarcimento che era stato riconosciuto, e erano fondi che erano stati conferiti all'Italia dalla Repubblica Federale Tedesca. Questo perché? Perché allora si definì intanto deportato chi era andato al di là delle Alpi, chi era andato nei campi, nei lager del Reich o ovviamente quelli che erano in Polonia.
e dall'altra parte perché la definizione che si diede di concentrazionslager prevedeva che era tale se e solo in presenza o del forno crematorio o della camera a gas. Questo a Bolzano non c'era, non c'è stato a Fossoli, non c'è stato a Borgo San Dalmazzo. C'era però forno crematorio alla Risiera e quindi la Risiera di San Sabba fu riconosciuta come concentrazionslager. Non si era tenuto conto di una cosa che può sembrare marginale, ma non lo è. Allora Bolzano, sì, era Italia, ma era totalmente controllata e gestita quella zona dall'amministrazione tedesca. I fascisti lì contavano meno del 2 di picche. E l'Ampe e Foreland, quindi Trento, Bolzano e Belluno, di fatto erano RAE, anche se questo non era mai stato ufficializzato, ma era stata una decisione presa e voluta da Hitler. Poi, questa cosa continuò quando nel 1980 con la legge Pertini venne riconosciuto un assegno vitalizio ai deportati e anche questa volta Bolzano fu escluso. Si deve, faccio dei nomi, che, insomma, Italo Tibaldi, una delle grandi figure della nostra associazione, a Beccaccini di La Spezia, che era stato un bolzanino e nella parte finale al sottoscritto, l'essere arrivati finalmente nel 1990-92 a far sì che anche i superstiti di Bolzano godessero di questo vitalizio. Questo anche grazie a qualche cosa che stranamente gli storici italiani non vogliono accettare, ma la Repubblica Federale ha accettato, perché nella Gazzetta Ufficiale del 1972 Bolzano è indicato come capo di concentramento di sterminio. Ora è curioso che lo riconoscono i tedeschi, ma non che lo riconoscono gli italiani. E quindi noi avevamo contratto questo debito con il capo di Bolzano Gries e con i suoi internati. E abbiamo ritenuto, quando Costantino Di Sante, nel corso del nostro congresso nazionale a Bolzano, ci ha parlato e ci ha presentato i primi risultati della sua ricerca, ci è sembrato doveroso finanziarlo, aiutarlo in questa ricerca che poi ha portato a questo punto. Dico che di Bolzano non si è molto anche scritto, sì, ci sono pubblicazioni, alcune però molto particolari, cioè che fanno velare un aspetto trascurandone altri, quindi qualcuno era più centrato su chi erano gli internati, altri chi erano gli internati, cioè delle zone geografiche, bolzanini, sul tirolesi, ma un'opera completa, organica, non esisteva. Intanto la prima cosa che ancora oggi credo che non si sappia con certezza è quanti sono stati i deportati poi a Bolzano. Sottolineo che io uso il termine deportati a Bolzano e non internati, perché al di là di quello che dicono gli storici, che chi è stato a Bolzano non era un deportato o un internato, io mi richiamo a quello che è stato lo storico David Pirussa, che deportato è colui che viene portato via forzosamente da dove risiede per essere portato in un luogo dove lui non avrebbe mai voluto essere portato. Quindi io uso il termine deportati. Non si sa bene quanti siano, però ad esempio il libro di Costantino chiarisce che le prime 3.000 matricole non furono assegnate perché a Bolzano, perché erano le 3.000 matricole che erano state assegnate dal comandante del campo Tito a Fossoli, e quindi a Bolzano ricomincia a contare a partire da 3.000. Noi sappiamo che sono state 11.400 qualche cosa, non mi ricordo esattamente il numero, le matricole assegnate a Bolzano. Tenuto conto di queste 3.000 che erano quelle di Fossoli, possiamo sostenere abbastanza ragionevolmente che i deportati a Bolzano furono 9.700 circa. Dico circa perché a Bolzano risultavano esserci anche prigionieri che non erano immatricolati. Gli Arbeiter non erano immatricolati, quelli che erano lì come lavoratori coatti non erano immatricolati. Non erano immatricolati i Rom, e sappiamo che c'erano invece. Ad esempio a Rom c'era un Rom, Vittorio Maier, che era un bolzanino di Castel Tesino, che fu arrestato, portato a Bolzano con tutta la sua famiglia, e la sorella muore proprio, dice, muore uccisa a Bolzano. Però non sappiamo in realtà quanti erano, sappiamo che ce n'erano, e sappiamo anche che in parte provenivano però
dalla zona Trieste, Istria, Dalmazia, quindi non italiani, o almeno italiani per annessione, ma poi tanto quanto sappiamo che erano di documenti, non è che fossero così forniti. Aiuta questo libro, ad esempio, a rendere giustizia di una cosa che si dice errata, che a Bolzano ci fossero internati omosessuali in quanto tali. Questo perché alcuni su questo, ma c'erano i triangoli rosa, quindi c'erano gli omosessuali. I triangoli rosa erano assegnati ai politici ritenuti meno pericolosi e che quindi potevano uscire dal lager per lavorare. Idem l'aver chiarito chi erano i triangoli verdi. I triangoli verdi erano coloro che erano tenuti come ostaggi in un documento, in una relazione arrivata fuori dal lager, evidentemente stilata da un o da più deportati, si parla di triangoli bianchi che però non ci sono mai stati. Erano triangoli verdi, io lo ricordo anche perché fu un triangolo verde Mai Buongiorno, di cui si è scoperto dopo anni che era stato a Bolzano. Mai Buongiorno, io lo ricordo perché mia madre l'ha conosciuto in quel periodo, trasmetteva con una radio da una via di Milano, San Michele del Carso, poi teneva dei collegamenti, fu arrestato, fu sua fortuna avere la doppia nazionalità, aveva un passaporto statunitense e quindi questo tra virgolette lo salvò. Fu tenuto alcuni mesi a San Vittore a Milano e chi è passato da San Vittore se lo ricordava con molto piacere, perché Mai Buongiorno era stato messo a fare lo scopino e portava i messaggi da una cella all'altra, aiutava, teneva i contatti tra i prigionieri. Arrivò poi a Bolzano, da Bolzano poi fu mandato a Reichenau, a periferia di Innsbruck, poi in un campo militare dove venne poi liberato in uno scambio con prigionieri tedeschi in mano agli americani. E quello che si dice, ora si dice, beh, era un campo di transito, certamente Bolzano non era Mauthausen, non era Flossow, non era Buchen, ma non era Auschwitz, non era Treblinka, questo è fuori discussione. Però la presenza di alcuni personaggi e quello che questo hanno fatto, beh, non lo fa discostare poi così tanto da altre realtà. È importante poi tutto questo lavoro che ha fatto di presentazione delle schede sui criminali proprio del campo, aver ricostruito anche la vicenda di Albino Colonia. Albino Colonia era un altro tesino, di cui tutti i testimoni dicevano, ma poi c'era Colonio che era proprio la carogna, esatto. Però non è che si sapesse poi più di tanto. E qui Costantino ha ricostruito questa figura. Un signore che poi ha detto nelle varie testimonianze, ma io non ho mai fatto niente, non c'entrava, chissà che cosa faceva in quel campo, però era il superiore di due criminali assoluti, due ucraini di origine deutsche, cioè di origine tedesca, ma ucraini, che erano Michel Seifer e Sein. Tra l'altro, grazie, perché ho detto Sein, ma è Sein, il vero nome, ma nelle testimonianze risultava Sein, insomma, d'altra parte non è che avessero portato cura particolare di ricordarsi esattamente il nome. Bene, questi lavoravano soprattutto la notte nelle celle, che era la parte dove venivano messi i vili più pericolosi, cioè quelli, i totem candidati, quelli che poi comunque dovevano morire, e ciò che questi due energumeni facevano la notte nelle celle è veramente racconto di totale disumanità. Basterebbe dire che un giovane prigioniero, dopo averlo bastonato e percosso, lo hanno sventrato con un coltello o con qualche cosa di acuminato. Bene, Colonia diceva che non ne sapeva nulla, come non ne sapeva nulla il comandante del campo, che però Carl Tito era stato comandante anche di Fossoli, era un signore che era in Olanda, era stato un cacciatore di ebrei in particolare, poi era arrivato in Italia, amico di Teodane, che era suo amico delle punte, delle espressioni più di punta delle SS che gestivano le deportazioni, fino ad arrivare appunto a comandare sia, e poi in particolare di Hague.
Aghe, questo è un interrogativo che io mi pongo, ma credo che la risposta sia corretta, Aghe, che sarà vicecomandante e addetto alla sicurezza e al controllo della sicurezza nei confronti dei prigionieri sia a Fossoli che a Bolzano, arriva in Italia nella fine del settembre 1943 con un capitano dell'SS, Theo Dannecker è l'organizzatore del grande rastrellamento del 16-17 luglio 1942 a Parigi e poi del grande rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943. Quindi anche lui non è che fosse un giglio, un gentleman.